sui vostri televisori a colori in maglia tradizionale, in divisa tradizionale, il Verona, maglia a strisce bianco-rosse e calzettini bianchi, la formazione della Stella Rossa. Ieri nel corso dell'allenamento abbiamo potuto constatare vicino ai giocatori del Verona che il terreno è in perfette condizioni, l'incollaggiamento al Verona, effettuato il cross, colpo di testa, possibilità per il Verona, ecco ancora Merchela, effettuato il cross, azione pericolosa, vediamo che cosa succede, riesce per un attimo a... I due sono di fronte, partenza, tiro e gol, la Stella Rossa di Belgrado va a segno, era imprendibile, aveva forse sfiorato il pallone. Metri il giocatore jugoslavo, l'arbitro gli indica la corretta posizione, ancora Fanna riesce a dare un buon pallone, ecco che ancora è in grado Sorgato di fare il tiro, gol! È stato Sacchetti con un tiro incredibile, con un tiro splendido. Ecco Fanna, guardate, un pallone delizioso, è pronto allo scatto, doppio dribbling avete visto da parte di Sacchetti, Polide è da fuori, non ha potuto farci niente, Ivković se ne incarica Jovin, pallone alto, gol! Ritorna in vantaggio la formazione della Stella Rossa, quindi all'accoppiata dei due fratelli, imprendibile assolutamente il pallone per Garella, si torna sul punteggio di 2-1. Errore difensivo da parte di Volpazzi, Vankovic, vediamo il Verona, pallonetto, gol! Grandissimo gol di Calderisi, Ivković, ecco l'errore, scivolata, netta, sbuccia la palla, il difensore scatta Fanna e guarda, attira su di sé due avversari, Calderisi guarda il portiere anche lui, è troppo fuori, sono i gol che si fanno in Brasile ma si fanno anche, vediamo come finisce questa azione, Verona ancora in avanti, Verona con... Calderisi, e gol, terzo gol, Calderisi che segna, 37esimo, mentre rivediamo, 3 contro 2, era chiaramente un problema, Calderisi tocca questo pallone e il pubblico se ne va, saltato il primo avversario, mandato, scivola il secondo, limite dell'aria per Calderisi, guarda il portiere, tenta di uscire, e ha ancora un gol splendido, indubbiamente splendido, 3-2, 43... Lo scatto è proprio di Cappioli, il suo lancio in direzione di Birov, l'uscita di Van de Sar. Intanto c'è già movimento davanti alla panchina, o meglio lungo la linea dell'out per quanto riguarda la panchina dell'Ajax. Attenzione, Poggi, gol! Un clamoroso errore da parte della difesa dell'Ajax e la rete di Poggi. Avevamo sottolineato in precedenza come dopo i primi errori di passaggio dei giocatori dell'Udinese c'erano stati parecchi errori di disimpegno anche dei giocatori dell'Ajax ed è avvenuto proprio questo con Olise. Guardate Olise, passaggio completamente sbagliato, ne approfitta Poggi e c'è il gol. Rete fondamentale, in questo momento si andrebbe ai supplementari, siamo al 26esimo, linea Marzini. Una notazione, Carlo, proprio in questo stadio un altro olandese, Bogard, aveva fatto una cosa del genere e Capello aveva dichiarato la solita mania degli olandesi di giocare col portiere. Stavolta c'è cascato un altro giocatore di scuola olandese e anche questa volta contro il Milan era stato Birov, Poggi non ha perdonato, è un gol, inutile sottolinearlo, importantissimo. Tattico, e c'erano dei timori, dobbiamo dirlo ricordando il primo tempo di Amsterdam. Birov di testa, molto bene, Poggi fa viaggiare Elveg, splendida azione, Elveg entra in area, in mezzo Birov, eccolo qua, fantastico gol, splendida azione, fantastico gol di Oliver Birov al 33esimo, formidabile, Udinese 2, Ajax 0 e non poteva andare meglio questo primo tempo. Marzini racconta.
raccontaci quello che sta succedendo, a te la linea. Tutta la panchina friulana è esplosa e meno male che avevamo sottolineato la condizione non ottimale di Elbeck. Avete visto la progressione e soprattutto l'intelligenza nel mettere il cross un paio di metri indietro rispetto alla linea difensiva dell'Ajax. Ha visto con la coda dell'occhio arrivare Birov, che ha trovato l'incrocio dei pali. Il pivot olandese, il portiere, non ha potuto farci nulla. E batte fortissimo il cuore di Udine con la stessa passione, se non difesa. Adesso il movimento collettivo offensivo dell'Ajax crea delle voragini, soprattutto esterne, nella retroguardia di Zaccheroni, come questa. È un problema purtroppo che resta irrisolto. Guardate Arvelazze, il tiro e il gol. È arrivato il gol, era nell'aria purtroppo. È arrivato il gol di Arvelazze al 35esimo minuto del secondo tempo. In questo momento purtroppo l'Ajax è qualificata per il turno successivo di Coppa UEFA e le cose cambierebbero soltanto se l'Udinese riuscisse a segnare un terzo gol. Abbiamo rivisto purtroppo più volte l'episodio e dicevamo proprio: i difensori centrali dell'Udinese sì, presidiavano bene gli spazi davanti a Turci, ma fatalmente lasciavano delle voragini aperte sulle fasce laterali nelle quali si proiettavano i vari Dani, i vari Arvelazze, e non a caso ha segnato.
Il Toro per la prima volta in una finale europea e la festa continua. È cominciata nel derby, proseguita a Verona, esplosa ieri sera allo stadio delle Alpi. 70.000 spettatori, record d'incasso, per festeggiare i Granata che battono 2-0 il Real Madrid. Torino ha dato una lezione a Madrid, non soltanto calcistica, ma anche di stile e di organizzazione. Il Toro finalista in Coppa UEFA è una novità per il calcio europeo, ma è una novità piacevole, perché questa squadra, queste maglie, in tempi forse anche lontani, hanno rappresentato qualcosa di importante per il calcio. Riproporle all'attenzione di tanta gente e di oltre 7 milioni di telespettatori, come è successo ieri sera, significa recuperare indiscusse suggestioni calcistiche. Dopo aver eliminato il Real Madrid, ora c'è l'Ajax di Amsterdam da battere per arrivare alla Coppa UEFA. Vincerla sarebbe un'impresa di grande rilievo per una squadra che, meno di 3 anni fa, era caduta in Serie B. Il Bologna ha conquistato la qualificazione al terzo turno della Coppa UEFA, superando gli scozzesi dell'Hart di Edimburgo, nonostante la pesante sconfitta 3-1 subita all'andata. Decisivo per la squadra di Radice è stato il recupero di Detari. L'ungherese ha ispirato il gioco del Bologna e ha realizzato al 19° minuto il gol dell'1-0 che ha restituito nuova fiducia a tutti i rossoblù. Da segnalare anche la prestazione del giovane Verga, sua la conclusione parata dal portiere scozzese Smith e la buona prova fornita dal 17enne Giuseppe Campione all'esordio nel ruolo di punta centrale. Nella ripresa Fabio Poli ha contribuito a dare ulteriore incisività e al 28esimo minuto, deviando un tiro di Detari, Renato Villa ha realizzato la rete che ha dato la certezza della qualificazione. Sullo slancio, di fronte ad una squadra scozzese decisamente incapace di abbozzare una apprezzabile reazione, Mariani ha realizzato il 3-0 per il Bologna.